Ciao, sono Luca Vanin e insieme a Fabio Ballora abbiamo fondato Insegnalo.it e WebinarPro.it. In questo filmato vogliamo rispondere a una domanda che ci pongono tutti i giorni: che cos'è un webinar? E vogliamo farlo nel miglior modo possibile, ossia presentandoti il nostro modo di vedere il webinar. Noi abbiamo alle spalle oltre 1000 ore di formazione in aula virtuale tramite webinar e ci permettiamo di avere un nostro modello di webinar che vogliamo raccontarti in questo filmato. Partiamo ovviamente dalla prima domanda: che cos'è un webinar? Un webinar è un evento dal vivo che si svolge via web, quindi online, tramite internet, che pone la sua base in una piattaforma web, quindi uno strumento che ci permette di comunicare direttamente con più persone. L'aspetto caratteristico del webinar è che è un evento sincrono. Che cosa significa? Significa che è un evento che si svolge in un certo momento e permette alle persone di interagire esattamente in quel momento. Chiaramente spesso capita che alcune persone presentino il proprio webinar nonostante sia stato registrato in passato. Ecco, quello è un webcast. È un po' come quello che stai vedendo adesso. Io l'ho registrato in un certo momento, tu lo guarderai quando ovviamente entrerai in contatto con questa opportunità. Quindi il webinar avviene in un certo momento dal vivo. E lo scopo fondamentale del webinar è creare un evento sociale, un'interazione tra le persone. E quindi è un momento in cui le persone possono interagire tra di loro. Quindi esiste un relatore che presenta dei contenuti e le persone assistono ai contenuti, quindi guardano le slide, la condivisione dello schermo in questa piattaforma e possono interagire tramite chat. Non tutte le piattaforme permettono ovviamente tutte le opportunità che il webinar presenta, però la maggior parte di queste ti permettono in qualche modo di entrare in contatto direttamente con il relatore e fare le tue domande, porre i tuoi dubbi. E quindi esiste sì una parola che è webinar, ma esistono tante forme di webinar. Vediamole. La prima, quella più diffusa, è la web conference. La web conference è un momento in cui un relatore presenta dei contenuti e questi contenuti vengono erogati dal vivo. È un po' come la trasposizione della classica lezione d'aula o di una conferenza, però online. La web conference ha l'elemento fondamentale di una comunicazione che è prevalentemente uno, il relatore, a molti, tutti i partecipanti. E viene utilizzato tantissimo per presentare delle idee, dei contenuti. Una seconda modalità di webinar è il web meeting. Il web meeting è una collaborazione molti a molti che permette alle persone di comunicare in diretta e di collaborare online. È una forma molto evoluta di webinar che permette alle persone, ad esempio, di svolgere una sessione di brainstorming. Capisci che è una potenza incredibile perché tu prendi le persone, le metti a lavorare su un'idea, a condividere le loro idee, a crearne di nuove e lo fai senza spostarli da casa loro, dal loro ufficio. Questo è un potenziale enorme. Ovviamente dal punto di vista ecologico non sposti le persone fisicamente, quindi non inquini, e queste molte aziende sono attente a questo elemento, ma dal punto di vista economico chiaramente è un risparmio di quattrini molto importante. Altre due forme di webinar piuttosto diffuse sono il web training, ovvero la trasposizione della formazione che chiaramente avviene in aula in modo tradizionale al web, con delle opportune modifiche ai contenuti e al modo di comunicarli. Il web training è uno strumento eccezionale per chi, magari come te, fa formazione e vuole raggiungere un numero superiore di possibili utenti partecipanti. Un'altra forma molto diffusa, e questa è l'ultima ma solo per sintesi, di webinar è il promo webinar, ovvero il webinar utilizzato nel marketing per promuovere i propri servizi, prodotti, idee o se stessi, quindi per il personal branding, o per proporre dei servizi a pagamento alle persone. Sono strumenti molto evoluti che permettono di raggiungere tante persone in un unico momento in modo molto comodo. Un webinar generalmente dura dalla mezz'ora all'ora e mezza. In alcuni casi ci sono sessioni anche molto più lunghe che devono essere strutturate per permettere il massimo apprendimento da parte delle persone. E quindi per cosa si usa? Beh, abbiamo visto sicuramente per la comunicazione. Il webinar ti permette di comunicare a tante persone contemporaneamente e interagire con loro, che è l'aspetto ovviamente più stimolante del fare formazione e soprattutto del comunicare con le persone.
Un altro utilizzo è quello della formazione, del training. Quindi il webinar ti permette di formare le persone senza spostarle dal loro ufficio o da casa loro. Un terzo strumento è chiaramente quello del marketing, ti permette di raccogliere informazioni e offrire informazioni a quelli che vengono tecnicamente definiti prospect, potenziali clienti, ma non solo, può essere utilizzato efficacemente anche per offrire loro assistenza e per quindi dargli aiuto, supporto nel capire meglio come utilizzare strumenti, servizi, prodotti. E infine, chiaramente, per la collaborazione. Nei webinar tu puoi mettere le persone nelle condizioni di condividere informazioni in tempo reale, collaborare e creare insieme qualcosa. E quindi perché dovresti fare un webinar? Noi abbiamo individuato 4 motivazioni che ti possono in qualche modo sollecitare e solleticare nel portarti verso questo strumento. La prima, perché è divertente. Noi abbiamo fatto oltre 1000 ore di formazione via webinar e ci siamo sempre divertiti un sacco. Non solo noi, ma anche i nostri partecipanti, chiaramente. È divertente e questo ovviamente provoca quello che noi diciamo solitamente dipendenza. Cioè, quando tu provi il primo webinar ti diverti a tal punto che avrai voglia di farne subito un altro. È una dipendenza positiva perché è uno strumento di comunicazione talmente efficace che ovviamente porta i suoi risultati anche in altri termini, non solo economici. Un terzo motivo è che ti mette in contatto con un sacco di gente. Noi nei nostri webinar riusciamo ad avere centinaia di persone che partecipano legate da un unico elemento, l'interesse per l'argomento. Chiaramente questo ti permette di avere moltissima visibilità e le persone ti conosceranno per quello che tu presenti e inizieranno a familiarizzare con, nel caso tu voglia offrire qualcosa a loro anche sul lato business, con quella che è la tua offerta. Le persone si affezionano durante un webinar non solo con il relatore ma anche tra di loro. Si creano delle micro community di persone interessate a un certo argomento che poi si ritrovano di volta in volta. Questo è ovviamente un'opportunità incredibile di comunicazione e di formazione che non devi lasciarti sfuggire. E quindi come fare per organizzare il tuo webinar? Beh, seguici, dacci la tua fiducia e vieni su www.insegnalo.it e www.webinarpro.it per entrare in contatto con Luca Vanin, quello che stai vedendo adesso, e Fabio Ballor, quello che vedi nella foto qui sotto. Noi in Webinar Pro raccontiamo strategie, strumenti e offriamo opportunità per creare il tuo webinar. E con Insegnalo chiaramente questa opportunità diventa molto concreta e tu puoi distribuire il tuo webinar gratuito oppure entrare in contatto con noi e con il nostro staff per migliorare il tuo modo di comunicare e migliorare il tuo modo di fare webinar. Noi speriamo di conoscerti prestissimo e avere l'opportunità di parlare con te del nostro modo di vedere i webinar. Ci teniamo tantissimo perché amiamo questo strumento, lo amiamo soprattutto per la formazione, ma non solo. Quindi segnati questi 2 indirizzi e speriamo di poter assistere prestissimo al tuo personale webinar. A presto!